Rapporto dell'investigatore. Universo monodirezionale tipo MEST. Materia, energia, spazio, tempo. Multidimensionale misto. Galassia di terza classe a tempo fisso. Sistema energetico nativo, multiplanetario. Identificativo sistema solare. Pianeta Sole terzo. Sistema di comunicazione ibrido complesso. Premessa. In relazione alla ricezione di segnali elettromagnetici e di radiazioni di tipo anomalo, l'attenzione dell'entità si è rivolta verso questo universo. Qualche tempo fa si è deciso di intervenire per conoscere l'origine specifica delle informazioni e il grado di responsabilità del divulgatore. Mi sono state affidate le indagini del caso e di conseguenza mi sono prima messo in contatto con l'entità per ricostruire il piano storico del sistema in questione al fine di raccogliere le prime informazioni. Successivamente mi sono recato sul pianeta per poter redigere una precisa ricostruzione del caso e dell'anomalia. Identificato il pianeta, l'unico sul quale abbiamo riscontrato attività vitale di tipo primario, il nome locale è Terra. Il trasferimento su Terra non ha richiesto l'intervento di mezzi applicativi speciali. Infatti, dalle consultazioni iniziali ho scoperto che il pianeta era già stato visitato in passato. I ponti di trasferimento armati e poi abbandonato per instabilità strutturale del sistema. Le installazioni sul pianeta erano circa 40, attualmente quasi tutte inservibili. Ne restano 5, 4 in condizioni complesse o precarie, più una, intatta ma scomoda, sull'unico satellite del pianeta, la Luna. Dopo attenta valutazione di impatto, ho scelto una stazione di ponte allestita nel sistema sotterraneo di un monte, detto Epomeo, posta sull'isola chiamata Ischia, in prossimità del paese Italia. Seguono coordinate stellari e planetarie per la collimazione. Inizio l'indagine orogenetica per determinare l'influenza dell'habitat sullo sviluppo della vita locale. Inizio la scansione per la determinazione storica degli eventi sui nativi. Sarà interrogata la memoria collettiva genetica, i tre specie principali, i tursiopi, gli uccelli rapaci e i pipistrelli. L'isola si è rivelata da subito strategicamente appropriata, vista l'abbondanza degli elementi razziali richiesti, data locale e data spaziale di inizio dell'indagine, come indicato in appendice. Storia primeva. Sul pianeta Terra venne creato un giardino evolutivo, sicuramente da una razza estranea all'entità, non essendo questa capace della preveggenza a lungo raggio, ma solo dell'ingegneristica interstellare. L'equilibratura termodinamica e il mantenimento della vita vennero affidate e regolate dall'introduzione nel sistema di un pianetino satellite artificiale chiamato Luna. Sulla Terra si sviluppò vita fino al raggiungimento di un ecosistema completo e autosufficiente, in costante evoluzione di tipo autonomo, composto dall'humus planetario, acque, piante, animati, a partire dall'interazione spontanea di tutti i componenti primari. Tutta la vita era conforme allo status specifico ottenibile sul pianeta. In automatico si sviluppò per l'intero ecosistema una pseudoentità minore, parte dell'anima onnisciente regolatrice dell'universo. In un passato remoto, il pianeta ha visto l'avvicendarsi di alcune colonie stellari. Ho avuto la possibilità di identificare con certezza tracce degli Anunnaki, originari di una parte che, osservata dalla Terra in concomitanza con ben altre realtà cosmiche, è stata soprannominata Orione. In appendice le indicazioni sul fantasioso modo di catalogare le stelle e le galassie.
gli Anu Enki non erano in condizioni di godere appieno del pianeta a causa di una radiazione specifica di quel settore e della sottile fascia di protezione precaria, detta stratosfera. Potevano circolare sulla Terra, ma indossando indumenti protettivi. Inoltre, dalla complessa e abbondante rete di costruzioni e collegamenti ipogei, sia sulla Terra che sulla Luna, si evince che l'esistenza quotidiana dei colonizzatori si svolgesse essenzialmente al chiuso. Infine, i resti delle costruzioni dell'epoca antica sono rappresentati da manufatti caratterizzati da mura ciclopiche, costituiti con pietre enormi e piramidi, atte proprio a proteggere gli Anu Enki anche durante prolungata permanenza in superficie. Gli Anu Enki addomesticarono alcune specie animali e una di quadrumani, in particolare, per avere degli operatori e dei servitori a disposizione. Alterarono il processo evolutivo, accelerandolo artificialmente, questo in contrasto con le leggi dell'entità e provocando una grave anomalia cosmica. Questi interventi hanno avuto luogo circa 1 milione di anni fa, tempo terrestre. Fino a mezzo milione di anni or sono, gli Anu Enki sono stati presenti sul pianeta, nonostante la loro colonia non proliferasse particolarmente. Dopotutto, i cambiamenti apportati erano fuori legge e anche fuori controllo. Avevano creato un ominide innaturale con milioni di anni in anticipo. L'evoluzione forzata era stata dedicata a una sola specie e inoltre, incapaci di padroneggiare la creazione essi stessi, avevano partorito un essere incompleto e parzialmente avulso dalla natura che lo circondava, un essere alieno nella sua stessa patria.